Recodi ha sede a Palosco, in provincia di Bergamo, e come siete arrivati ad avere una committenza di questo tipo? Nel modo migliore, una persona che aveva già lavorato con noi è arrivata in questa azienda e ha voluto che noi lavorassimo con loro nuovamente. Un biglietto da visita importante? Un buon biglietto da visita, il miglior biglietto da visita che di solito si può impiegare in queste situazioni. Che è il vostro lavoro? Che è il nostro lavoro, realizzato in tanti anni. In quanto tempo avete realizzato questa pavimentazione? Allora, abbiamo iniziato ad aprile con qualche settimana di ritardo rispetto alla programmazione perché le temperature ancora non ci consentivano di intervenire. Il tipo di rivestimento che abbiamo utilizzato richiede che ci sia una temperatura ambientale di circa 16 gradi e questa stagione non era. Allora, per poi accelerare e recuperare il tempo perso abbiamo impiegato una squadra numerosa e siamo riusciti in un paio di mesi. Questo per quanto riguarda l'intervento di 9.000 metri quadri di resina in quest'area. Mentre invece la pavimentazione in calcestruzzo nel magazzino abbiamo realizzata in pochissimi giorni perché abbiamo utilizzato una tecnologia, una nostra macchina che si chiama LaserScreed, che può realizzare fino a 2.500 metri quadri al giorno, per cui in meno di una settimana siamo arrivati, abbiamo realizzato la pavimentazione e ce ne siamo ritornati a Bergamo. Una tecnologia che appartiene a voi, avete sviluppato voi in particolare? È una macchina americana che noi abbiamo sono delle macchine americane che noi abbiamo da ormai un ventennio e che quindi ci hanno permesso di rivoluzionare il modo di lavorare, di realizzare pavimentazione in calcestruzzo. Razionalità, praticità, intelligenza organizzativa sono le caratteristiche del pensiero costruttivo di Nervi, sintetizzate in questa costruzione. Per avvicinare e rigenerare questo sito produttivo avete dovuto dimostrare le stesse doti? Abbiamo dovuto dimostrare sicuramente una buona parte di queste doti. Abbiamo dovuto dimostrare un'attenzione all'aspetto estetico, una cosa che nel settore industriale molte volte non è così richiesto. Qui abbiamo dovuto realizzare una pavimentazione di un colore molto chiaro, con addirittura l'impiego di glitter che potessero in qualche modo mettere in evidenza le vetrate che danno a sud di tutto questo reparto. E nella zona di magazzino abbiamo voluto invece realizzare una pavimentazione senza giunti, una pavimentazione che permette a questo nuovo sito di far muovere i suoi carrelli elevatori in velocità più intensa e con meno rischio per la sicurezza. Senta, la scelta di un colore così chiaro come il bianco, delicato, a un livello industriale, mixato con un glitter, perché questa scelta? È stata una scelta del cliente che abbiamo voluto assecondare, anche perché è stato per noi un test ulteriore per vedere appunto come un edificio così bello potesse ulteriormente risplendere con questo effetto nuovo. Un foglio di carta bianca per iniziare una nuova avventura, di fatto. Esatto, dove potete scrivere un nuovo capitolo. Senta, oltre alla bellezza però c'è anche una resistenza di questo pavimento. Questa pavimentazione è studiata apposta per resistere al traffico di carrelli elevatori, la movimentazione di grossi pezzi meccanici che possono veramente creare dei danni alle pavimentazioni. Parliamo di questo glitter che è stato utilizzato su questa pavimentazione e poi parliamo anche che c'è stata una pavimentazione senza giunti, senza utilizzo di giunti. Esatto, un grosso intervento è stato fatto nell'area magazzino dove sono stati realizzati 7.000 metri quadri in pochissimi giorni e con una tecnologia che permette di realizzare delle grosse lastre che arrivano addirittura a 2.500 metri quadri senza nessun giunto. Questo permette appunto che si abbia pochissima manutenzione, che i carrelli si possano muovere con estrema libertà e senza incontrare ostacoli e velocizzare quindi tutte le operazioni di carico-scarico di movimentazione delle merci, quindi con notevole impatto poi economico da parte del cliente. Anche da parte della manutenzione poi? Soprattutto, e da parte della manutenzione sulle pavimentazioni, ma manutenzione anche sui carrelli che ovviamente non si guastano.